nell'anno in cui celebriamo il 50° della Repubblica, può assumere un significato che ammonisce tutti il ricordo di quando essa fu minacciata da una rivoluzione senza popolo, piccola, disperata, e tuttavia aggressiva e pericolosa. Può essere un modo di ritrovarsi attorno alle istituzioni democratiche in nome di un bene comune, unico e indivisibile. Questo ritorno alle immagini di un'inchiesta che 6 anni fa si dette un titolo grave e inquietante. La notte della Repubblica, di Sergio Zavoli. Tornano su Rai 3 le 18 puntate di un programma che ha fatto epoca. Il martedì e il mercoledì alle 22:55. Se siete stati salvati o avete salvato qualcuno, se desiderate incontrare e abbracciare la persona che vi ha salvato la vita e che non avete più rivisto, scrivete la vostra storia a Ultimo Minuto, Viale Mazzini 114, 00195, Roma. Dal bestseller omonimo di Carmen Covito, un grido di rivolta contro il lifting e il silicone. La bruttina stagionata. Non è che possiamo parlare un attimo prima? La bruttina stagionata. L'orgoglio di essere normale. La Italian International Film presenta la storia esilarante. Se hai deciso per una gioielleria, allora non rapinare una pasticceria. Di come sognare un colpo. Non si può rapinare un furgone blindato. E come realizzarlo? Passalo! Con qualsiasi mezzo. Perché portate la maschera? Ti dobbiamo rapinare, stronzo! Oh! Panucaville. Se ti odiamo l'ho fatto di carne. Monica Guerritore, Raul Bova, Michele Placido, Alessia Fugardi e Giancarlo Giannini. La Lupa, un film di Gabriele Lagna. Motivo del viaggio? Regali. Come regali? Regali Kuwait. Con i bollini Kuwait avrete subito il regalo, il bellissimo volume 100 itinerari italiani, l'elegante borsa da viaggio o la splendida macchina fotografica Compact. Kuwait, regali top se fai uno stop. Da Knorr, il nuovo brodo granulare. Per dare il giusto sapore ad ogni tuo piatto. Brodo granulare Knorr. Si dosa, si scioglie, si gusta. Knorr. Innamorarsi in cucina. Oggi per migliorare il tuo inglese c'è un programma solo per te. Video English for You, l'inglese dal vivo. In edicola la prima uscita con videocassette e la prima parte del dizionario tascabile a sole 4.900 lire e in più il servizio online. Video English for You, De Agostini. L come linea. I come indispensabili vitamine e proteine. N come niente grassi aggiunti. E come equilibrio a colazione. A come appetitosi, croccanti fiocchi di cereali. Kellogg's Special K, speciale per stare in forma. You can feel it.
Nuovo, straordinario Gillette Sensor XL Purell. Senti che controllo con la sua esclusiva impugnatura in morbida gomma antiscivolo. Senti come le morbide microalette proteggono la tua pelle e sollevano dolcemente i peli più difficili. Così le lame montate su molle ti depilano ancora più a fondo e con più sicurezza. Nuovo Sensor XL Purell. Provalo con Satin Gel, il gel ricco di sostanze idratanti. Da Gillette. Donna e mamma, serietà e qualità nell'informazione per te e il tuo bambino. Questo mese, i segreti della crescita, tutti gli esami per farlo nascere sano. Donna e mamma, questo numero a sole 2500 lire. Bella questa tovaglia di Fiandra, eh? Voglio solo dimostrarvi che la nuova forza smacchiante di Ava con scaglie di sapone è ancora più efficace. Allora, tutto dentro per la prova fagotto. Visto che è pulito? Fin nel cuore del bucato. Ava Nuova Forza. Il pulito profondo. Ma qui sono spariti tutti gli zaini. Gli zaini di Spider-Man! Anche gli astucci e le cartelle. Presto al lavoro! Ah, ecco. A noi due ladruncolo. Lo zaino è salvo. Ah, eccone altri. Occhio, arriva! Vai! E adesso gli altri. Prendete, ragazzi! Vediamo se c'è tutto. Zaino... astuccio, cartella. Perfetto, ragazzi, sono tutti vostri. Ma attenti al sigillo, quello originale, e sono giochi preziosi. Depuis trois jours qu'ils ne sortent pas. Ah, l'amour. Parigi è bellissimo, mamma. Stiamo vedendo un sacco di cose. L'Arco di Trionfo, la Gioconda e... Adesso siamo a Montmartre. Davanti a noi c'è il Sacro Cuore e sulla destra la scalinata. E voi, vi piace Venezia? È splendida. Vi sto chiamando dal Ponte di Rialto. Da domani, il Corriere della Sera regala City Book, le nuove guide visuali per vedere Parigi, Venezia, Roma, Firenze e New York. Vi saluto, che sta arrivando il vaporetto. Ma è papà. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Da ciascuna delle sedi RAI verranno trasmessi i TG regionali. Buongiorno e buona domenica dal TG Marche. Titoli: è stradato negli Stati Uniti Monia Elson, l'esponente della mafia russa arrestato lo scorso anno a Fano, deve rispondere tra l'altro di 3 omicidi. Calcio, Coppa Italia, Ancona e Ascoli entrambe fuori dal torneo, battute in casa dal Pescara e dal Bari. La pallacanestro entra nel nuovo Palasport di Pesaro, ma la Scavolini perde contro l'Ulker Istanbul. Comincia la prossima settimana a New York il processo a Monia Elson, il presunto boss della mafia russa in America, estradato, arrestato dalla polizia il marzo dello scorso anno a Fano. Elson, che era stato estradato dall'Italia negli Stati Uniti giovedì scorso, deve rispondere di 3 omicidi, di un tentato omicidio, di estorsioni e traffico di eroina, tutti i reati che sarebbero stati commessi a New York. Nelle Marche, dove è vissuto per 2 anni, aveva impiantato una ditta di import-export che, secondo gli investigatori, riciclava in Italia il denaro raccolto in America dalla mafia russa con il traffico di droga. Probabilmente inconsapevoli di questo, circa 50 imprese marchigiane avevano intessuto rapporti commerciali con la società di Elson. E le Marche sono state definite una regione al plurale, una pluralità marcata agli occhi di chi vive entro i confini della regione, ma per i marchigiani emigrati le Marche sono una unica grande casa a cui sentirsi vicini da ogni parte del mondo. Il servizio. Lo hanno ribadito gli oltre 100 delegati delle numerose associazioni di marchigiani fuori regione, sorte in Italia e all'estero, riuniti a convegno a Macerata. I lavori si sono svolti nella sala consiliare dell'amministrazione provinciale, dove delegati giunti da ogni parte, perfino dall'Argentina, sono stati accolti dal presidente della provincia, Sauro Pigliapoco, dal viceprefetto Ermete Verrecchia e dal presidente dell'azienda di promozione turistica, Arturo Mantella. Nel dibattito sono state messe in risalto le attività culturali che le varie associazioni propongono nei luoghi più diversi, al fine di far conoscere le Marche, la cultura, i valori della marchigianità in ogni settore. Tra i delegati presenti è anche Rosanna Vaudetti, volto noto delle presentatrici RAI, che fa parte della numerosa comunità marchigiana di Roma. Negli stessi locali della provincia, Emanuele Sforza ha allestito una mostra di sue foto con scorce di borghi, monumenti e paesaggi marchigiani.
calcio in primo piano in questa domenica, è andata male ieri sera all'Ascoli e all'Ancona, entrambe battute in casa e quindi eliminate dalla Coppa Italia. Vediamo. L'Ancona esce subito dalla Coppa, svanisce il sogno di vedere il Parma allo stadio del Conero, ma alla fine i tifosi applaudono. E non è poco visto il clima di sfiducia che circonda la squadra e soprattutto la società. Tatticamente Ancona e Pescara interpretano la gara nello stesso modo, si schierano con il 4-3-3 secondo la migliore tradizione della zona totale. Noi è un mese che lavoriamo su di temi di zona e di 4-3-3. Sicuramente il Pescara ha una tradizione su questo marcamento a zona, ha avuto degli ottimi maestri, professori, allenatori che hanno preceduto Rossi, parliamo di Galeone, parliamo di Maifredi, parliamo di Oddo, e per cui sicuramente la loro squadra aveva assimilato meglio questo credo. Eppure l'Ancona, specie nel primo tempo, ha tenuto validamente testa ai più quotati avversari. Segna per primo al 16° con Lucidi, che sfrutta a dovere un errore del portiere ospite. Poi sfiora più volte il raddoppio, ma come sempre avviene quando si sbaglia troppo, si finisce inevitabilmente per essere puniti. E al 36° il Pescara pareggia con Giampaolo, servito da Palladini. Nel secondo tempo la gara scende di tono e alla fine prevale la maggiore esperienza del Pescara. A condannare l'Ancona è un ex, Sebastiano Vecchiola, che infila Cesaretti ed elimina l'Ancona dalla Coppa. Nel primo tempo, a parere mio, credo che l'Ancona avrebbe meritato un 2-0 e sicuramente con questo risultato la partita avrebbe potuto prendere un connotato diverso. Così non è stato, purtroppo abbiamo subito un gol sicuramente evitabile, 1-1, partita ancora in bilico, tutta quanta da giocare. Comunque a livello di occasioni da rete ritengo che l'Ancona non sia stata inferiore al Pescara. Alla fine passano i grandi, ma i piccoli escono fra gli applausi e con più di una recriminazione. Sono infatti i padroni di casa a passare in vantaggio e dopo appena 5 minuti di gioco. Mobili mette al centro un pallone che Montanari devia involontariamente in rete. Così il Bari si innervosisce, Garcia si fa ammonire e al 18° l'Ascoli raddoppia con Cammarieri, ma l'arbitro Bettin, in serata no, annulla per un presunto fallo dello stesso giocatore. 2 minuti dopo il Bari pareggia, complice un pasticcio della difesa bianconera, Flachi capitalizza l'assist di Annoni. Stavolta a innervosirsi sono gli uomini di Nicolini, così a parità di nervi scoppia la rissa, Bettin osserva e poi fa finta di nulla. Nella ripresa Fascetti affianca Flachi Guerrero, per qualche minuto i pugliesi hanno il sopravvento, poi è di nuovo l'Ascoli a dettare ritmo e gioco. C'è anche il tempo per un brutto gesto di Dolla all'indirizzo di Nicolini. Bettin, ancora una volta, non vede, non sente, non fischia. Poi al 35°, ancora in contropiede, il Bari ottiene il gol della qualificazione. Flachi dalla destra invita il colombiano e Guerrero non si fa pregare. Grande festa per i pugliesi, ma i bianconeri protestano per un precedente fallo subito da Fontana e per il sospetto del fuorigioco. Alla fine assedio alla porta di Fontana, l'Ascoli tira 3 corner consecutivi, ma manca il pizzico di fortuna necessaria. E sempre per la Coppa Italia, Maceratese e Tolentino hanno battuto ieri sera squadre di categoria superiore, entrambe in casa e con lo stesso punteggio, 1-0. La Maceratese ha superato la Fermana grazie a un autogol al 20° della ripresa, il Tolentino ha avuto la meglio sul Modena con un gol di carta al 10° del primo tempo. Ancora calcio, vincendo per 2-0 con l'Inter ieri pomeriggio a Osimo, il Milan si è aggiudicato la 4ª edizione del torneo Memorial Mauro Lanari per squadre di categoria primavera. Vediamo com'è andata. È stato pienamente meritato questo trionfo dei giovani campioni del Milan, che oltre al trofeo Lanari che qui vediamo consegnato dai genitori di Mauro ai ragazzi rossoneri, si sono aggiudicati anche il consueto trofeo Città di Osimo destinato alla società vincitrice, consegnato dal sindaco Niccoli a mister Walter De Vecchi. E veniamo alla finalissima che, come era nelle previsioni, si è praticamente risolta in un mini derby stramilanese giocato in trasferta sul terreno del Diana davanti a qualche migliaio di spettatori, un evento che non è esagerato definire eccezionale, reso possibile nel ricordo di quel ragazzo chiamato Mauro Lanari. In sostanza la fantasia dei rossoneri, De Vecchi ha schierato l'inconsueto schema 4-5-1, ha finito per scompaginare le tattiche da manuale del tecnico nerazzurro Graziano Bini, che finora aveva sempre funzionato.
Così, dopo mezz'ora di gioco, la rete nerazzurra è stata perforata in pochi minuti, prima dall'ottimo Maiolo al 36esimo che, su suggerimento di Comazzi, infila senza pietà l'incrocio dei pali difesi da Locatelli, e poco dopo dal terzino Lambrubi al 41esimo che sfrutta un grossolano errore di Fiale, seminando così la disperazione fra le file nerazzurre. Poi, a parte qualche scorrettezza di rito come questa ammonizione all'interista Batti, il resto è solo spettacolo per il pubblico marchigiano e bel gioco di classe. Eccellente premessa per consolidare il successo dell'iniziativa di questo torneo per l'edizione del prossimo anno. Una settimana dal concerto inaugurale di Pavarotti, il nuovo Palasport di Pesaro ha finalmente ospitato il basket con un quadrangolare. Vediamo. Prima le cheerleaders a sgambettare sul parquet appena posato, poi le pertiche meno affascinanti ma certo più lunghe di Manute Ball, uno dei tanti motivi di interesse del primo torneo internazionale Città di Pesaro. A portare ufficialmente il basket dentro l'astronave della Torraccia è una sfida emiliano-romagnola. La rinnovatissima Virtus Bologna, al suo esordio italiano, oltre ai tanti stranieri, ma Savic è ancora fermo, presenta soprattutto a Walter Magnifico, al suo primo incontro d'ex dopo 16 anni a Pesaro, accolto con fischi e applausi da un pubblico diviso nel valutare le scelte dell'antico Beniamino. Per lui una visibile emozione, ma anche 12 rimbalzi e 16 punti che ne hanno fatto il migliore in campo dei bianconeri, insieme a Komasek. Poche cose dagli altri per una squadra all'evidente ricerca dell'amalgama è battuta dopo un tempo supplementare da una frizzante Montana Forlì, trascinata dal solito Abram e dagli ottimi Monti e Dragliottis. Scarso il contributo di Ball, che oltretutto rallenta una squadra fatta per correre. 68-67 il risultato che promuove Forlì ancora imbattuta alla finale di questa sera, dove incontrerà i turchi dell'Ulker, vincitori nella seconda gara su una Scavolini sempre priva di esposito e che a metà del secondo tempo ha perso anche il recuperato Sutton, fermato da una forte distorsione alla caviglia sinistra. Pesaro sbanda e in un attimo subisce il break decisivo, 73-59 al 34esimo per i turchi che con Gottfried e Rankin non trovano avversari sotto canestro. Zorzi però striglia i suoi e i pesaresi iniziano a recuperare. Il tardivo risveglio di Thompson riporta la Scavolini fino al meno uno, ma poi finisce la benzina e l'Ulker se ne va di nuovo, chiudendo sull'81-73. Centinaia di esemplari di fauna nazionale ed esotica sono esposti da questa mattina a Macerata, nel quartiere fieristico di Villa Potenza, per la 52esima mostra Mercato degli Uccelli, alla quale è abbinata la sesta rassegna cinofila nazionale. Alle 16 è in programma la sfilata dei cani con la proclamazione dei campioni in mostra. Dal punto di vista meteorologico, le prossime ore pomeridiane sulla regione saranno discrete, tuttavia non può escludersi qualche locale piovasco. In nottata si prevede un miglioramento che porterà un cielo sereno o poco nuvoloso e la giornata di domani si presenterà con brevi tratti coperti, ma nel complesso la mattinata sarà soleggiata, foschie nelle vallate. Le temperature minime della prossima notte risulteranno stazionarie o in lieve diminuzione, gli estremi 14 e 19 gradi centigradi. Concludiamo segnalandovi che c'è traffico intenso in autostrada sulla corsia nord della A14, frequenti rallentamenti dovuti anche a qualche tamponamento. La prossima edizione del telegiornale alle 19.30. Buon pomeriggio. Straordinario Gillette Sensor XL Purell. Senti che controllo con la sua esclusiva impugnatura in morbida gomma antiscivolo. Senti come le morbide microalette proteggono la tua pelle e sollevano dolcemente i peli più difficili. Così le lame montate su molle ti depilano ancora più a fondo e con più sicurezza. Nuovo Sensor XL Purell. Provalo con Satin Gel, il gel ricco di sostanze idratanti. Da Gillette. Ragionier Mario? No, da oggi dottore. Come hai fatto a laurearti lavorando? Grazie a CEPU, Centro Europeo Preparazione Universitaria. CEPU ti aiuta a conseguire la laurea, anche se lavori hai poco tempo. CEPU ti aiuta ad affrontare gli esami universitari e a recuperare il tempo perduto. Da oggi dottor Mario. Grazie a CEPU. Chiama il numero verde. Scusi, ma perché mangia così lentamente? Perché è una mozzarella vallelata Galbani.
Ma perché è così lento? Perché tiene il latte fresco e i fermenti lattici. E che c'entra? Come che c'entra? Tiene più gusto. E allora perché va così piano? Perché? Se no, fornisce subito. Vallelata Galbani. Un gusto senza fine. Scopri la grande musica classica con Compact Collection Classica, una curata selezione dei brani che hanno fatto la storia della musica. Un'emozionante raccolta in CD e mini fascicoli per capire la musica classica e conoscere vita e opere dei grandi compositori. La prima uscita è in edicola a sole 2900 lire. Compact Collection Classica, la grande musica a un piccolo prezzo. De Agostini. Ragazzi, andiamo da me. C'è un'amica che ci fa un sugo. In un attimo. Ma qua non c'è nessuno. Ecco l'amica, passata pronta De Rica. Una grande novità. Passata pronta cuoce in appena 4 minuti. Perché è la passata già densa e corposa che mantiene tutta la fragranza del pomodoro maturo. Nuova passata pronta De Rica. Pronta in 4 minuti. Domani fusilli. Fusilli. De Rica cucina l'amica. Bobby, le mie pantofole. Ti scommetto, non è De Fonseca. Una De Fonseca dura di più perché è fatta con materiali sani. Bravo, Bobby. Ci scommetto, è De Fonseca. Plum Cake Mulino Bianco. L'arte di unire lo yogurt agli altri ingredienti semplici e naturali. Ecco il segreto della sua morbidezza. Plum Cake Mulino Bianco. Chi mangia sano, trova la natura. Se cerchi un deodorante dalla massima protezione, oggi c'è Gillette Serious Deodorant. Provalo, sentirai il piacere della freschezza e della massima protezione che dura tutto il giorno. Pentimento di Brusca e i veleni di Palermo, versioni contrastanti su Andreotti fra i due legali del boss mafioso. Una terribile ondata di freddo e neve uccide 138 pellegrini diretti alla grotta del dio Shiva sulle pendici dell'Himalaya. Traffico intenso sulle autostrade per il rientro dalle vacanze, ma non ci sono le code degli anni scorsi. Buongiorno, il pentimento del boss Giovanni Brusca è avvolto dai misteri e dai veleni. Nuove e clamorose rivelazioni arrivano da uno degli avvocati del Corleonese. Vito Ganci sostiene che Brusca gli avrebbe parlato di fatti gravissimi collegati ad alcune personalità delle istituzioni in relazione alla vicenda giudiziaria di Andreotti. Tutto questo si scontra con ciò che sostiene invece il nuovo avvocato di Brusca, Ligotti. Il mio cliente, ha detto Ligotti, non sa nulla di fatti relativi all'ex leader democristiano. I servizi. L'avvocato Ganci parla di un complotto contro il senatore Andreotti proposto a Giovanni Brusca da alti vertici istituzionali. Con lei Brusca ha parlato di questo? Mai, assolutamente. Il tema non è stato affrontato. Che impressione ha avuto da queste dichiarazioni? È chiaro che non metto in discussione la parola di un collega, però non ne so nulla. Lei è l'avvocato di molti pentiti storici, tra i quali Buscetta. Ecco, Buscetta accusa Andreotti. Sì. Giovanni Brusca avrebbe rifiutato di partecipare a un complotto contro il senatore Andreotti. Ho capito, ma questo Brusca non lo ha detto, perché di questo tema non si è proprio parlato. Questa è una cosa che sembra di capire dalle parole dell'avvocato Ganci, che sarebbero state delle confidenze di Brusca al proprio avvocato. Il tema mafia, politica, non è stato un tema di interrogatorio. Brusca è un vero pentito? Secondo me Brusca è una persona che ha deciso di collaborare con l'autorità giudiziaria. Ha deciso di raccontare la verità delle cose vissute. È possibile che ci sia da parte di Cosa Nostra una strategia che preveda anche
finte collaborazioni. I rischi ci sono, ma il livello di conoscenze, il grado di professionalità degli inquirenti, sperimentato in anni di attività, rappresenta, secondo me, una garanzia lungo questa strada. Martedì sarà ascoltato di nuovo Giovanni Brusca. Lei pensa si parlerà anche delle dichiarazioni dell'avvocato Ganci? Se dipendesse da me, affronterei subito i temi scottanti. Nel covo bunker scoperto nelle campagne di San Giuseppe Iato, su indicazione di Giovanni Brusca, secondo gli investigatori avrebbe trascorso parte dei 500 giorni del sequestro Calvario il piccolo Giuseppe Di Matteo, strangolato e disciolto negli acidi dai sicari di Brusca. Le procure di Palermo, Caltanissetta e Firenze evidenziano che nella fase di raccolta di dichiarazioni spontanee rese da Giovanni Brusca non è stata posta al dichiarante alcuna domanda e soprattutto non sono state rivolte domande sul presunto ruolo di Giulio Andreotti. La legge sui pentiti, evidenziano i magistrati, può essere applicata soltanto ai collaboranti che offrano un contributo rilevante e incondizionato. Il covo fatto scoprire da Giovanni Brusca è stato l'ultima prigione, la prigione dove è stato strangolato e disciolto negli acidi il piccolo Giuseppe Di Matteo? Beh, direi è un'ipotesi molto verosimile, certamente è un covo attrezzato in maniera alla Diabolik, che attraverso un pulsante, c'è un sistema elettroidraulico che permette il sollevamento di una vasca di diverse tonnellate. Da più parti ci si è chiesti, da ultimo Maria Falcone, ma dove sono i tesori sporchi di sangue della mafia? Beh, penso che Brusca, tenendo presente la caratura del personaggio, potrebbe dare delle indicazioni concludenti, magari non solo lui. L'occupazione e l'ingresso in Europa, dopo la presa di posizione del presidente della Fiat Romiti, oggi affronta questo tema il vicepresidente del Consiglio Veltroni. Sentiamo come la pensa. Sganciarsi dall'Europa? No, mai. Ma ridiscutere tutti insieme le condizioni per l'unione monetaria, questo sì, si può fare. Walter Veltroni, vicepresidente del Consiglio, prende così posizione in un'intervista al Corriere della Sera. La premessa al ragionamento del vicepresidente del Consiglio è che l'Europa sta attraversando una fase di recessione economica che rende decisamente più difficile rispettare gli stringenti vincoli imposti da Maastricht. Il problema naturalmente non riguarda solo l'Italia, ma anche numerosi altri partner europei. E allora, dice Veltroni, la soluzione può essere sedersi tutti intorno al tavolo per discutere la possibilità di rivedere i parametri o modificare i tempi. Ma questa, precisa il vicepresidente del Consiglio, deve essere una volontà comune, perché in nessun caso l'Italia deve farsi prendere dalla tentazione di uno sganciamento unilaterale da Maastricht. E sul rinvio dell'ingresso in Europa, in nome del rilancio dell'occupazione, anche nell'Ulivo ci sono posizioni diverse. Decisamente contrario alla proposta di Romiti, il sottosegretario agli esteri Fassino, mentre per il capogruppo al Senato Cesare Salvi bisogna riflettere sulla sostenibilità sociale di una integrazione monetaria europea. Ceceni, ancora una battuta d'arresto per i negoziati di pace. Il generale Liebed avrebbe annunciato l'intenzione di rientrare oggi a Mosca e rinviare i colloqui con i capi ceceni. I negoziati sono stati sospesi dai russi dopo che un gruppo di separatisti si era impadronito di armi confiscate ai soldati federali, violando gli accordi di tregua. In mattinata un portavoce ceceno aveva assicurato che le armi sarebbero state riconsegnate ai russi, ma questo non è bastato a ricucire lo strappo. Si apre domani a Chicago la convention del Partito Democratico, che mercoledì investirà ufficialmente la coppia Bill Clinton-Al Gore del compito di riconquistare la presidenza degli Stati Uniti alle prossime elezioni di novembre. Il presidente, che i sondaggi danno in ripresa dopo la rimonta di Dole dei giorni scorsi, raggiungerà la città della convention al termine di un lungo viaggio elettorale in treno. La protesta di tanti cittadini non ha fermato il governo francese. I primi 57 africani espulsi dal paese sono già partiti con un aereo, nei prossimi giorni. L'operazione espulsione selettiva continua mentre il governo Juppé vacilla sotto il peso dell'indignazione della Francia e del mondo intero. L'Airbus, partito ieri sera con a bordo il primo carico di immigrati da rimpatriare, ha fatto tappa a Dakar, nel Senegal, dove ha depositato 13 extracomunitari di quel paese. E in seguito è arrivato nel Mali. A Dakar l'aereo francese è rimasto per 5 ore per la protesta organizzata dai dipendenti dell'aeroporto contro i metodi francesi.
e anche a Bamako, lo scalo successivo, è stata organizzata una manifestazione. Intanto a Parigi il tribunale di prima istanza ha deciso di rimettere in libertà 40 dei 53 immigrati che dopo l'evacuazione di Saint Bernard erano stati accompagnati in un centro di raccolta. Per gli altri 13 il fermo è stato prolungato di un mese. Ma il nuovo volto della Francia, non più terra di accoglienza, come hanno detto gli immigrati espulsi, peserà sugli equilibri politici. Il primo ministro, Juppé, ha raggiunto Chirac, in vacanza nel forte di Bergasson, per valutare gli effetti del pugno di ferro usato con gli immigrati. Ma è chiaro che il governo dovrà affrontare un autunno più caldo del previsto, con un'opinione pubblica risvegliata e battagliera, la sinistra di opposizione unita come non capitava da 15 anni e gli intellettuali di nuovo decisi a difendere gli antichi valori della Francia. È destinata ad aumentare il bilancio delle vittime della violenta tormenta di neve che ha sorpreso decine di migliaia di pellegrini indù in marcia a 4.000 metri di altezza sulle pendici dell'Himalaya nella regione del Kashmir. Sono 138 finora i corpi recuperati dai soccorritori, ma almeno 9.000 persone sono ancora bloccate in zone difficili. L'ondata di maltempo, inusuale per la stagione, sta falciando l'esercito di pellegrini che ogni anno si mettono in cammino per raggiungere la grotta di Amaranth, un luogo di preghiera dove viene venerata una stalattite di ghiaccio considerata simbolo del dio Shiva. Quanto vale la vita di un bambino figlio di contadini? Secondo una sentenza davvero incredibile, vale soltanto 1 milione. La legge è uguale per tutti? Sembra proprio di no se si nasce figli di contadini. E non stiamo parlando di antichi pregiudizi medievali, ma della civilissima Emilia Romagna, nell'Italia del 1996. Tutto inizia 11 anni fa. Il piccolo Luigi Gerri, figlio di coltivatori diretti della Bassa Padana, viene investito in un incidente stradale, ma solo in questi giorni la Corte d'Appello di Bologna ha escluso il risarcimento del danno patrimoniale ai suoi genitori per la perdita dei vantaggi economici che il figlio avrebbe in futuro fornito alla famiglia. Quanto valeva la vita del piccolo dodicenne? Solo 1.175.000 lire come risarcimento parziale delle spese funebri sostenute. La motivazione: era figlio di contadini e si presume che avrebbe continuato a lavorare nell'azienda agricola della famiglia. Sarebbe rimasto, cioè, contadino. Nessuna speranza di studi, nessuna speranza di poter fare un altro mestiere. Nella visione classista dei giudici, Luigi Gerri non avrebbe avuto un soldo di fiducia da vivo, figuriamoci da morto. Un ispettore di polizia belga è stato fermato ieri sera nell'ambito delle indagini sul mostro di Marcinelle. Non si sa ancora quali sono i legami tra il fermo e i traffici illeciti legati al mondo della pedofilia che stanno venendo alla luce dopo l'arresto di Dutroux e il retroscena sulla morte delle due piccole vittime. Gli italiani cominciano il rientro dalle vacanze, c'è traffico sostenuto su quasi tutte le strade e autostrade, ma non ci sono le code degli anni scorsi, vediamo. Finalmente la parola controesodo è davvero bandita, ma non perché è una di quelle parole scolorite e rituali sulle quali si scivola quasi automaticamente, semplicemente perché quest'anno il controesodo proprio non c'è stato. Come non c'è stato esodo, inteso come spostamento in blocco dell'intera popolazione, non c'è stato un vero e proprio rientro di massa. Traffico dunque intenso ma scorrevole oggi su strade e autostrade italiane, con la circolazione favorita anche dal blocco degli automezzi pesanti. Rallentamenti ci sono comunque, in particolare sull'Adriatica in direzione nord e sull'Autosole tra Napoli e Frosinone e tra Parma e Milano. Le città comunque, non completamente svuotate, si ripopolano prima dello scorso anno, senza aspettare settembre. Secondo l'Osservatorio di Milano, a Ferragosto più della metà degli abitanti era a casa e nel fine settimana successivo i residenti erano saliti al 69%, mentre dopo il rientro di oggi saranno nelle proprie città di residenza l'81% degli italiani. E saranno accolti quasi ovunque da una pioggia che non lascia dubbi, le vacanze sono proprio finite. E prima di chiudere una notizia dal Gran Premio del Belgio, sono all'undicesimo giro, è in testa Villeneuve su Williams, secondo Schumacher su Ferrari. È tutto, il prossimo appuntamento con il TG3 come sempre, alle ore 19, arrivederci. Il pomeriggio sportivo a cura della TGS. Oggi ciclismo e beach volley. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Ciclismo con l'ottava prova di Coppa del Mondo in programma a Zurigo con il Gran Premio di Svizzera. Fino allo scorso anno era il campionato di Zurigo, per cui quest'anno nuova denominazione con il primo Gran Premio di Svizzera, appunto. E beach volley a Lignano, anche qui con la giornata conclusiva della prova di campionato del mondo, sono gli argomenti di cui ci occuperemo oggi. Ma prima ribadiamo la notizia relativa al nuotatore russo Alexander Popov. Ricordiamo, due medaglie d'oro alle ultime Olimpiadi di Atlanta. Il campione è stato accoltellato all'addome ieri sera alle 23 nei pressi della Università di Mosca nel corso di una rissa provocata da un venditore di cocomeri. Il campione, che era in compagnia di una ragazza, e per motivi imprecisati si è trovato coinvolto nella rissa ed è stato colpito dalle coltellate di questo venditore di cocomeri, che poi è fuggito. Dunque le ferite hanno colpito i polmoni e un rene del nuotatore russo. Operato all'ospedale di Mosca, il nuotatore si trova in prognosi riservata. Questo è quanto ha riferito l'agenzia ITAR TASS. Ma veniamo allo sport, dicevamo ciclismo. Primo Gran Premio di Svizzera, linea subito ad Adriano Zanna. Gentili signore e signori, buongiorno. Gruppo compatto con tutta la Mapei in testa a controllare la situazione. Quando mancano 60 chilometri alla conclusione della prima edizione del Gran Premio della Svizzera, 80ª edizione del campionato di Zurigo. La corsa è passata.